Buongiorno e buon mercoledì. Quella di oggi sarà davvero una puntata tutta da seguire per gli ospiti, i temi che vi racconteremo. Partiremo ovviamente dalla manovra economica. Giorgia Meloni ha fatto molto presto e soprattutto ha liquidato il tutto dicendo: questo è il massimo. Questo è il massimo che si poteva fare. Lo ha detto soprattutto, più che al paese, agli alleati, cioè soprattutto forse a Salvini e Tajani, a Forza Italia e la Lega. Tutto ruota un po' intorno a quello che cercheremo di raccontarvi nel dettaglio, la vicenda delle banche. Sapete, quando tutti sono contenti, è contento Tajani perché dice non c'è la tassa sulle banche, è contento Salvini perché invece dice no, i banchieri vanno a pagare. Insomma, quando tutti sono contenti, beh, qualcosa forse non torna. Parleremo di questo nella giornata in cui la nave con i 16 migranti è arrivata in Albania e c'è infatti Campagnani che si trova lì e che ci racconterà l'arrivo di questi migranti. 16 migranti, costo a migrante 18.000 euro, anche questo vedremo se davvero è un modello, come Ursula von der Leyen ha detto, cioè l'Italia, se davvero diventerà un modello sulla gestione dei migranti. Avremo poi il senatore Mario Monti e a mezzogiorno in questo studio, infatti c'è molta fibrillazione sia all'interno del nostro studio sia all'esterno, ospiteremo in esclusiva davvero un grande evento, perché saranno, ve lo voglio anticipare, con noi in studio due grandi protagonisti della politica medio orientale. Saranno in studio con noi Ehud Olmert, che è stato sindaco di Gerusalemme ma soprattutto primo ministro israeliano, e ci sarà Nasser al-Kidwa, che è il nipote di Yasser Arafat, leader dell'OLP, nonché è stato ministro degli affari esteri dell'autorità nazionale palestinese e rappresentante dell'OLP all'ONU. Bene, questi due protagonisti sono atterrati poco fa a Roma, saranno ospiti nel nostro studio a mezzogiorno in diretta con me e Giovanna Botteri, e faremo il punto sulla guerra in Medio Oriente, perché questi due signori hanno in mano un progetto di pace che in questo momento ci può sembrare lontano, ma in realtà è interessante capire come questi due uomini, che sono simboli anche dei loro paesi, delle loro storie, rappresentano due identità molto forti. Bene, in un momento di contrasto così evidente, con la guerra in corso su più fronti, saranno qui a illustrarci quello che potrebbe essere il loro piano di pace. Lo faranno in esclusiva, stanno incontrando i più grandi leader di governo a livello europeo e mondiale, sono stati negli Stati Uniti, sono stati in Canada e oggi saranno a Roma e prima passeranno da questo studio. Saluto i nostri ospiti, benvenuto a Giovanni Toti, che oggi peraltro è in libreria con il suo libro Confesso, ho governato, PM editore, grazie per essere con noi, perché parleremo grazie anche ovviamente di Liguria, che va al voto tra esattamente due settimane. Al suo fianco Alessandro Gonzato, firma di Libero, benvenuta all'onorevole Molani del Partito Democratico. Buongiorno. Giulia Merlo, grande firma del Domani. Gianni Barbacetto, il Fatto Quotidiano, dovrebbe essere già collegato con noi. Ciao Gianni. E buongiorno. Buongiorno a te. Il ministro Giorgetti in questo momento ha iniziato la conferenza stampa in cui illustra i temi della manovra. Prima però Ludovica Ciriello ci dà subito un aggiornamento di quella che è la giornata politica. Vai Ludovica, buongiorno. Sì Davide, è una giornata, buongiorno, è una giornata ovviamente di reazioni alla serata, perché la questione della manovra ieri si è chiusa con il buio intorno ai Palazzi Romani, con Giorgia Meloni che viene raccontata da chi era nella sala del Consiglio dei Ministri come spiazzante, definitiva, ha deciso, diciamo, tutto lei, ha detto gli altri capiranno, e io sto provando a capire questa mattina se l'abbiano capito o meno realmente gli altri, che poi nello specifico sono Antonio Tajani e Matteo Salvini, i due vice premier, e da quello che mi risulta, almeno dalle chat che io sto un po' compulsando, in realtà questa volta più che delle altre volte si fa, diciamo, fatica a festeggiare anche solo per finta. Ovviamente questa mattina ci sono state le dichiarazioni di rito, sì. Salvini ha detto bene la questione delle banche, anche Forza Italia festeggia, però poi mi risulta un certo, intanto sconcerto, perché non si aspettavano questa modalità della Premier, e poi un po' di delusione sulle loro misure bandiera, penso alla flat tax per la Lega e penso per esempio alle pensioni minime per Forza Italia, che peraltro sulla questione delle banche, che fa piacere a Matteo Salvini, non era neanche tanto d'accordo. Quindi il clima questa mattina è un po' questo. La parola chiave di Giorgia Meloni è: questo è il massimo. La nostra Perla però ci racconta tutto sulla manovra e su come si è arrivati a questa manovra economica di 30 miliardi. Vai.
Guardi, credo... il giorno che mi faccio spiegare che cosa ho detto da un esponente del Movimento 5 Stelle mi dimetto, guardi. Attacca i 5 Stelle in aula Giorgia Meloni mentre riferisce in vista del Consiglio Europeo, scagliandosi contro il superbonus. Serve una scusa per chiedere le tasse, perché Draghi non era uno scemo unito. Draghi, se avesse trovato un buco di bilancio, lui banchiere, lo avrebbe rilevato immediatamente. E la parola buco di bilancio Draghi non l'ha mai pronunciata. Quindi o Draghi è uno scemunito o è lei una scemunita. Contrattacca a muso duro Conte alla Camera dei Deputati. E piuttosto che per preoccuparsi per gli investimenti che hanno fatto correre l'Italia, si preoccupi dei soldi che sta distraendo dagli italiani onesti per finanziare 22 condoni per i furbi dell'evasione. L'attenzione è già tutta sulla manovra, varata poi in serata. È una manovra che è stata fatta di polemiche, di conflitti, di litigi tra gli italiani, Lega e così via dicendo. Come sempre arriveremo a un accordo. Posizioni di partenza non coincidono, coincideranno dopo. La più agguerrita alla Lega, che chiedeva la tassa sugli extra profitti alle banche. Io penso che se si riesce a trovare un accordo per un qualcosa di equo fra le banche, appunto per tramite dell'ABI e il governo, sia la cosa migliore per tutti. La trattativa con l'ABI è serrata fino a pochi minuti prima del CDM. Sul punto la stessa Meloni di intervenire in aula. Vedremo con la legge di bilancio, collega Fratorianni. Potrebbe scoprire che questo governo ha più coraggio di quello che la sinistra ha avuto su questo quando era al governo. Alla fine il contributo sarà di 3,5 miliardi sotto forma di imposte differite e tutti provano ad intestarsi il risultato. Il concetto di extra profitto è un concetto dei regimi dittatoriali. Può piacere a Maduro. Come avevamo da sempre chiesto noi, ci sarà un accordo con gli istituti di credito per trovare una soluzione che permette di avere liquidità allo Stato nel bilancio, che non è una tassa. Insomma, Morani, partiamo da qui. Una manovra economica non dobbiamo, come dire, fare i fini economisti, dobbiamo semplicemente spiegare chi vince e chi perde e chi ci guadagna. Ma perché è normale che sia così? La manovra economica fatta da un governo politico è un atto politico e quindi, come dire, è l'incontro con i propri elettori, no? È il manifesto di quello che io ti avevo promesso. Allora, chi vince e chi perde è inevitabile farlo, ma non è per semplificare, non voglio l'accusa di essere un semplificatore. Morani, quando Salvini ha detto ieri sera: ottimo, vittoria della Lega, manovra da banche e assicurazioni 3,5 miliardi di euro da investire in sanità, dice il vero? Ha vinto allora Salvini? No, Salvini, poi... quello che ha detto la verità è Tajani, perché non hanno messo nessuna tassa né alle banche né alle assicurazioni, hanno chiesto semplicemente a questi istituti di credito assicurativi di anticipare le tasse che avrebbero pagato i prossimi anni, per cui è una truffa quando dicono che hanno chiesto una truffa, soldi. Forse una partita di giro, cioè chiedi alle banche di anticipare quei soldi. Fanno credere agli italiani che sono cattivi con le banche e invece semplicemente vanno lì questuanti a chiedere un prestito alle banche di anticipare quello che avrebbero dovuto pagare nei prossimi anni. La cosa vera è che questa manovra viene fatta da una Meloni che sembra un agido funzionario di Bruxelles. Ah, sì, quindi perché una manovra rigorosa, rispettosa di tutti i parametri. Siamo lontani da quando diceva che aboliremo le accise, aboliremo la Fornero, daremo soldi a tutti e le tasse non esisteranno più. E invece adesso la troviamo in questa funzione di algido funzionario di Bruxelles che esegue in maniera pedissequa gli ordini che arrivano dall'Europa. Senta Totti, adesso poi arriviamo ovviamente anche i colleghi giornalisti che l'hanno analizzata e quindi vi daremo il commento politico. Però Totti, visto che ha governato e le manovre le ha fatte, perché la regione, che bilancio era la regione Liguria? Quella che... Quasi 5 miliardi. Quasi 5 miliardi. E se lei dovesse dare, come dire, forse un giudizio, non so, non richiesto a questo punto, non lo so, al governo Meloni... Una valutazione ce l'hanno tutti, anche gli ex governatori. Poi, essendo un collega giornalista, mi inserisco nel... No, visto che ha confessato di aver governato in qualche modo. Io credo che la Meloni abbia fatto una cosa abbastanza simile. Ha preso atto ovviamente della realtà, del patto di stabilità che torna, dei dati dell'economia, ha tirato la sintesi, ha deciso. Credo che questo vada a merito, perché quando la politica si assume responsabilità e decide, un primo ministro credo faccia il suo mestiere fino in fondo, anche ovviamente calmierando le legittime aspettative degli alleati. Dopodiché mi sembra una manovra che nel complesso risponde a quelle che erano le
le indicazioni anche ma risponde della, all'elettorato glielo voglio chiedere anzi guarda risponde, tu perché ci conosciamo da te lo voglio chiedere perché anche sì. nella tua storia che poi parleremo tu hai patteggiato la pena con la procura per la tua vicenda giudiziaria ma quando un politico si trova a fare una manovra in qualche modo risponde ai propri elettori no? Certo risponde ai propri qui elettori qui a chi ha questa manovra va incontro a chi, secondo te? Ha confermato alcune misure che erano bandiera di questo governo, tasse sul lavoro, il cuneo fiscale. Sulla sanità è un tema di dibattito importante, hanno trovato alcuni soldi in più. Poi su questo, se volete, avendo fatto per anni il Presidente di Regione, vi dico anche che se non cambieremo le regole della sanità in questo Paese è difficile che anche le risorse in più diano i risultati sperati, perché si parla di 6.000 assunzioni che poi vanno trovate sul mercato. Cosa che al momento non sarà facilissimo, così come i contratti. Sulle banche sono abbastanza contento, per la verità, che non si sia andato a quell'idea di extra profitto che trovo francamente un po' marxista, ma d'altra parte è anche vero che le banche in questi anni hanno guadagnato moltissimo e che quindi se devi chiedere uno sforzo a qualcuno lo chiedi a chi ha messo in cassa più fieno in questi anni. Ecco, intanto vedete anni. Giorgetti infatti che sta parlando, sta illustrando i cardini della manovra, una delle cose chiave che ha detto è non ci sono nuove tasse, ci dispiace per i cosiddetti gufi. Infatti Gonzato e Merlo, Tajani su questo è stato molto chiaro, lo vogliamo sentire la clip di Tajani? Sulle banche proprio? Vai. Il concetto di extra profitto non esiste, è un concetto bolscevico, chiamalo come ti pare, è un concetto che può piacere demagogico, che piace a Maduro. Noi siamo contro la demagogia, vogliamo lavorare per far crescere l'economia del nostro paese e la ricetta della crescita si chiama meno tasse, meno tasse, meno tasse. Meno tasse si pagano, più si cresce. Questa è la filosofia che ha ispirato il nostro agire anche in questa occasione. Meno tasse, è un mantra che uno ripete, chiaramente il Presidente di Forza Italia non è che può dire una cosa diversa, però Giorgetti pochi secondi fa lì dalla conferenza stampa, Gonzato, intanto i nostri autori prontamente stanno aggiornando l'ultima ora, dice quello alle banche lo dobbiamo chiamare un piccolo sacrificio, poi ride Morani, poi Merlo subito, prego. Tajani tu sei visto anche da banchiere, peraltro. Quindi. Esatto. Purtroppo non avendo lo stesso conto in banca. Questo non lo so, bisognerebbe chiedere a chi accede ai conti correnti. Ma da me possono anche controllare, trovano solo le lacrime. Comunque, mi sembra che Tajani abbia detto delle cose di buon senso. La questione degli extra profitti è stata archiviata come doveva essere archiviata. Ma, David, Vox Populi, Vox Dei, io scendendo questa mattina all'alba in treno, come si vede all'alba dalle borse della spesa che ho sotto gli occhi, ma ho incontrato una signora, la signora Luigina in treno, che ti saluta molto, splendida settantenne. Grazie. La quale mi ha consegnato questo papello, è una piccola poesia. Una poesia della Luigina. Dura 40 secondi. Poesia dura 40 secondi. Gonzato legge la poesia della Luigina. E dice, la sinistra è disperata, la manovra l'ha spiazzata, sperava in tasse ai balzelli, gli è rimasto solo Bonelli. Al taglio della sanità han gridato loro che 31 miliardi in 8 anni hanno sforbiciato. Criticano sui migranti, ma son compagni disarmanti. 5 miliardi spendevamo. Il diritto all'eleganza non c'entrava niente. Su Mauro è innocente. Vabbè, questo... L'IRPEF di poco torna giù e Lichlein canta e non ci vede più. Conte prometteva il gratuitamente, ma nelle casse dello Stato è rimasto poco o niente. Ma questa è la poesia di Gasparri, però. Questa è la poesia della signora Luigina, che è un'ammiratrice tua e di Gasparri. Poi sta a te il fatto se preoccuparti o meno. Però ho capito, questa è la sintesi, diciamo, la sintesi editoriale in rima della manovra. Giulia Merlo allibita. Però in rima. Scusami, Giulia. Però c'è un dato che è incontestabile. Sì. Alla fine del 2022 la Meloni prende il governo con il livello di tassazione in Italia al 41,7%. Alla fine del 24 sarà al 42,3%, è cresciuto dello 0,6%. Quindi le tasse sono già cresciute. Quindi, le aumenteranno quello... ancora. Ecco, ma chi dovrà in questa manovra, chi è che fa più sacrifici, Merlo? Se lo dovessimo proprio dire in un tweet, al di là di quello che poi scrivono tutti i giornali, quello su cui valuteranno gli economisti, chi paga in questa manovra? Il conto, chi lo paga? Ma
Dunque, secondo me la grande questione che in questo momento ci siamo persi riguarda in particolare e in particolare i ministeri, cioè il grande detto della manovra, perché è stato esplicitato in tutte le salse da questo governo, è servono tagli lineari ai ministeri perché altrimenti i conti non tornano. Tajani dice basta tasse, meno tasse vuol dire meno servizi, in più si chiede un taglio lineare ai ministeri, quindi se la domanda è chi paga il costo sociale di questa manovra, la risposta è i cittadini che avranno ragionevolmente meno servizi e di conseguenza forse qualche piccolo elemento di tassazione, ma su delle cifre che non risulteranno alla fine nel conto finale se un servizio manca e dovrò procacciarmelo in altra maniera. C'è una manovra austera in qualche modo. Necessariamente Morani austera. Diceva insomma, come fosse un algido funzionario di Bruxelles. Ed è una manovra austera anche per una ragione, e cioè che in questo momento storico, Giorgetti anche qui lo dice ormai da luglio, dobbiamo rientrare in una serie di cifre che ci sono state date dall'Europa e quindi oltre non possiamo sforare, che è il ragionamento di Meloni, e cioè questo è quello che si devono prendere, soprattutto, e qui lo dico, il tema politico è, sono gli alleati che in questo momento non hanno margine di manovra da nessun punto di vista per modificare nulla di ciò che è stato inserito. Quindi questa è la manovra di Meloni, difficilmente è la manovra della Lega e di Forza Italia. Allora, arrivo anche Totti, poi subito A me sembra una manovra di sintesi, però la politica discute sempre, lo dico ora, avendo fatto un passo indietro, di tasse e servizi. Se noi non ci mettiamo d'accordo sul fatto che per dare più servizi servono più tasse o per dare meno tasse servono meno servizi, quella sforbiciata al 5% va a cercare quegli sprechi che quasi tutti i governi hanno cercato con risultati talvolta buoni, talvolta un pochino meno. Dopodiché, se si vuole applicare una regola liberale, quella del meno tasse, meno tasse, meno tasse di Reagan e della Thatcher, occorre spostare servizi sul mondo privato, ridurre la spesa pubblica drasticamente e far pagare meno ai cittadini lasciandoli soldi in tasca nel presupposto che i servizi che non li dà più lo Stato si trovino sul mercato. Quando in modo più hai evocato il ruolo del privato e vedo Barbacetto che già sorride perché Totti dice cerchiamo di essere laici. Questo hanno fatto i grandi liberali degli ultimi 70 anni di governo. Coinvolgere direttamente il privato. Barbacetto e poi andiamo in Albania. Non è che tutti devono essere d'accordo, ma questo è. Gianni, Barbacetto. Totti confonde il liberalismo con il neoliberalismo. I grandi padri del liberalismo sostenevano che bisognava pagare le tasse e che le tasse dovessero essere progressive. Quindi, diciamo, i maestri del pensiero liberale avrebbero tassato le banche perché le banche hanno guadagnato molto in questi anni e quindi molto devono restituire alla collettività. Invece il neoliberalismo, che è tutt'altra storia e che è quella che questo governo è la bandiera di questo governo, lascia nelle tasche e nelle casse delle banche e delle persone che hanno guadagnato tanto in questi anni, lascia i loro soldi lì e impoverisce di servizi di fatto i cittadini. Meloni fa una politica in cui rinnega quello che ha sempre detto quando non era al governo. È andata al governo promettendo di essere una distributrice di ricchezza. E ora al governo continua la politica di Draghi, come appunto sì, un freddo funzionario europeo, tant'è vero che perfino dentro il suo governo c'è chi non ci sta, per motivi naturalmente di polemica interna, di rubacchiarsi voti a vicenda, uno come Salvini deve dire no, dovevi fare diversamente. Ecco, dopodiché aspettiamo di vedere in concreto, perché per ora sappiamo solo annunci. Bisogna vedere che cosa c'è davvero dentro questa manovra. A proposito di sprechi, qualcuno dice la nave che ad esempio è appena arrivata in Albania e Campagnani tra qualche secondo ce lo racconterà, quello è un classico esempio di una cosa spot che si è fatto giusto per dire abbiamo risolto il tema dei migranti. Allora Campagnani, intanto andiamo subito sulla notizia e su quello che sta accadendo lì e poi vediamo anche il costo di questa operazione, perché se ne è parlato molto anche ieri in uno scontro duro tra Meloni e l'opposizione. Vai Campagnani.
Sì, quello che vi mostro innanzitutto è un sit-in che si sta tenendo adesso con uno striscione con scritto che il sogno europeo finisce qua e un cartellone dove vedete Meloni e Rama. Però di là vi faccio vedere anche la nave di cui parlavi, che è arrivata stamattina alle 8. È la nave Libra della Marina Militare, è arrivata alle 8 nel posto di Shenzhen. Hanno atteso 2 ore i migranti per scendere da quella nave, 16 persone, 10 provenienti dal Bangladesh, 6... Cioè quella nave per 16 persone. Hanno raggiunto la banchina. Cioè tutta quella nave per portare 16 persone. Sì, è una nave di 80 metri... Eccoli, che stiamo vedendo che 80 stanno... metri, 280 posti per 16 persone, un viaggio che è costato 290.000 euro complessivi, qualcuno ha fatto questo conto, quindi 18.000 euro a migrante, che in questo momento sono nell'hotspot lì a fianco per uno screening sanitario, dopodiché compileranno i moduli per la richiesta d'asilo e dovranno essere trasferiti in giornata nell'altro centro, quello di Jader. E questi sono, grazie, questi, torna un attimo a farci vedere quell'enorme nave, quella nave della Marina Militare che ha trasportato, l'equipaggio è fatto di 64 persone, questa è la nave che ha portato i 16 migranti, 10 bengalesi e 6 egiziani, per un costo complessivo di 18.000 euro a migrante. E ieri alla Camera, tra Meloni e De Luca, c'è stato un duro, durissimo scontro proprio su questo, vediamo. Voglio dire al collega De Luca che addirittura configurava il danno erariale, secondo me si configura come danno erariale il fatto che un presidente di regione spenda migliaia di euro dei soldi dei cittadini per comprare una pagina sul quotidiano per dirsi da solo quanto è bravo. Quello secondo me è danno erariale, non il protocollo con l'Albania. E allora questo diciamo riguarda come il governo intende gestire la questione dei migranti. Effettivamente è giusto fare i conti in tasca con un'operazione così. È giustissimo e lo farebbe anche il centrodestra e il centrosinistra. Allora, bisogna distinguere dei livelli, vado per telegrammi. È chiaro che se noi guardiamo quella nave enorme con 16 migranti sopra, uno dice, beh, ne valeva la pena, ma è altrettanto chiaro che questo è il primo viaggio e si può anche pensare che sia stato un viaggio cosiddetto sperimentale, magari caricarne 100-150 al primo viaggio sarebbe stato. Sì, però ne sbarcavano 1.200 a Lampedusa, ad esempio. Un'incognita. Cioè, mentre poi, quella nave, sì, sorrido, bravo, ma non c'è bravo, da sorridere. Però, mentre però, quella nave trasportava 18 persone, 1.200 sbarcavano a Lampedusa. Sono d'accordo, appunto per questo sono state fatte queste due strutture in Albania, perché è giusto che il centrosinistra fa il suo mestiere, sì, a volte sì, lo fa anche bene, faccia i conti in tasca a quanto costerà questa operazione, però non si possono dimenticare alcuni elementi. Primo, durante la gestione del PD Renzi e poi Gentiloni, il sistema dell'accoglienza era arrivato a costare circa 5 miliardi, sono dati inseriti nel documento di economia e finanza. Quindi... 5 miliardi. Questo piano con l'Albania costerà circa 800 milioni da qui a 5 anni. Poi sicuramente siamo in Italia, qualcosina crescerà, ma la cifra è questa. Ricordo che se c'è stato bisogno di fare questo intervento è perché negli anni, insomma, anche l'esponente del PD più cocciuto non potrà non convenire, la questione migratoria è stata gestita male, perché io ricordo che l'anno disgrazia record di sbarchi in Italia è il 2016, quando ne arrivarono 181.000. Era il presidente del Consiglio Renzi. Allora i soldi, non tutti ovviamente, ma i soldi si facevano attorno a un certo sistema di cooperative che, diciamo, non si strappavano i capelli per l'arrivo di questi migranti. Quindi va bene l'operazione con 16 migranti sulla nave? No, è del tutto evidente. Ma siamo arrivati a questa situazione perché c'è stato un progresso fallimentare? Morale, sì. Poi vedremo tra 4-5 anni se avrà portato un frutto questa operazione. Chiudo, cioè, scusa, costi, ti rubo 15 secondi, Morani, però non potete neanche negare che tutta l'Europa sta andando in questa direzione. Il premier laburista Starmer ha elogiato il progetto Meloni, Scholz ha elogiato il progetto Meloni, in Spagna sono un tantino più disumani perché i migranti sparano, quindi
cercato, cioè, non secondo, è che Sanchez però secondo me quello che voi sbagliate, ma un consiglio non richiesto, poi magari non, lei non sarà d'accordo, un consiglio che arriva da libero è che secondo me voi non è che avete fatto tutto male, perché io non faccio parte di quelli che dicono che il PD ha fatto tutto male negli anni precedenti, però dare lezioni sul fronte migratorio è come se la donna cannone desse consigli sulla dieta mediterranea. Cioè, mi sembra un po' fuori luogo. Allora, intanto segnalo che in questo paese dal 2021 ininterrottamente governano Forza Italia e Lega, perché sembra che ci siamo stati solo noi, ma dal 2021 governano Forza Italia e Lega. L'anno scorso c'è stato il record degli sbarchi. Da quando è insediata la Meloni ne sono arrivati circa 240.000 in due anni. Ma in due anni, non in uno. 240.000 in due anni, ok? Allora, la pagliacciata che stanno facendo in Albania, perché trattasi solo di pagliacciata, che... Beh, c'è un bel dispiegamento di forze, però, rivediamo le immagini. Se fossimo stati come la destra, avremmo detto che pagano le crociere ai migranti nel Mediterraneo, perché il costo al migrante è pari a quello di una crociera di lusso. Ma noi siamo un'altra roba, non lo diremo mai. Diciamo che è una pagliacciata che non risolve niente, perché mentre ne portavano 16 in Albania, nei tre giorni precedenti ne sono arrivati 1.600. Questa è la proporzione, 16 e 1.600. Ora, c'è un problema, che qualche giorno fa la Corte di Giustizia europea ha emesso una sentenza dove dice che i criteri utilizzati dal nostro Ministero degli Esteri che qualificano i paesi sicuri sono sbagliati e che quindi vedrete a breve che questa operazione che stanno facendo verrà rifiutata dai giudici, ma non perché i giudici sono pregiudizialmente contrari a quello che fa la destra, banalmente applicano il diritto europeo. Perché sono contrari alle nostre alle norme del diritto europeo. Che la Farnesina ha applicato, che dice che un porto è un paese sicuro. Flash di Toti non lo è. E... fa però oggettivamente impressione, no? Vedere quella nave enorme, eccole queste immagini, sì. 16 persone che sbarcano con tutta questa polizia. Io la vedo al contrario, è un viaggio, si direbbe, usando l'inglese, di start-up, di un progetto. Se fossero stati 200 a bordo, accalcati con gli errori che ci sono sempre al questa prima, è la nave, ecco, la regia al primo viaggio, probabilmente ci sarebbe stata oggi una trasmissione che diceva del trattamento disumano, perché hanno sbagliato. Allora, addebitare 18.000 euro a questo viaggio è come addebitare al bilancio di una compagnia aerea un nuovo aereo sui primi passeggeri che ci salgono sopra. È qualcosa che bilancisticamente non ci sta. Poi politicamente ne possiamo discutere. È la soluzione all'immigrazione? No. Io sento continuare destra e sinistra a rinfacciarsi quanti migranti sbarcano sulle coste italiane, che non dipende né dalla destra né dalla sinistra, perché dipende da situazioni geopolitiche che sono totalmente indipendenti da quello che succede nel nostro paese. Era la Meloni che diceva del blocco navale. Anche stare a guardare fischiettando con le braccia conserte non è una gigantesca politica. La Germania ha chiuso un pezzo di Schengen dopo gli ultimi attentati, la Gran Bretagna si arrovella su come fare da dice tempo. Intanto lo testiamo e poi... La Spagna c'ha la sua Albania, c'ha Ceuta e Melilla da molti e molti anni che residuano dal periodo allora, coloniale. Abbiamo la pubblicità, poi ci allora, torniamo, non vedo già anche far finta di nulla. Baldino, Movimento 5 Stelle, a tra poco. Allora, 11.35, la manovra economica e i migranti, il collegamento con la nostra Ludovica Ciriello ci porta con l'onorevole Baldino del Movimento 5 Stelle. Qui stiamo tenendo insieme queste due questioni, perché alla fine anche lì è stato un investimento importante del governo, una scommessa se non altro, come ricordava anche Toti, che deve essere poi in qualche modo verificata se funziona. Baldino. Siamo sull'Albania perché stiamo tenendo insieme appunto la gestione, diciamo, anche economica, David, del governo, e abbiamo appena seguito lo sbarco dei 16 migranti costato 18.000 euro a migrante. È molto interessante questa contrapposizione, perché da una parte ci dicono che la coperta è corta e dall'altra parte invece riescono a sperperare quasi 1 miliardo di euro per occultare il migrante all'occhio degli italiani, ma senza risolvere il problema dell'immigrazione irregolare, anche perché banalmente ieri 16 migranti a peso d'oro sono stati trasportati in Albania,
e 1000 ne arrivavano regolarmente a Lampedusa, quindi questa proprio è l'immagine plastica dell'inefficienza e dello sperpero di soldi pubblici. Poi sulla manovra io sono interdetta. Io un attimo solo, Davide, se posso vi riepilogo quello che Giorgetti ha detto in conferenza, così facciamo anche commentare all'onorevole Baldino, perché Giorgetti chiaramente rivendica le scelte della sua manovra, dice abbiamo chiesto un importante sacrificio, io così lo chiamo, ha detto, alle banche, le ringrazio per averci, diciamo, seguiti in questo modo di lavorare, ha rivendicato che rimane il taglio del cuneo, ha detto per quanto riguarda le accise, su cui voi ieri in aula vi siete anche molto, diciamo, infervorati, ce lo chiede l'Europa, tra virgolette, cioè è un adeguamento alle norme europee, sì. Quindi Baldino, è tutto nella norma, dice Giorgetti. Come magnanimo Giorgetti, ma guardi, che sia che lui rivendichi ci mancherebbe, voglio dire, però la cosa che a me lascia perplessa, dottor Parenzo, è lo sciacallaggio, perché non si può fare comunicazione politica dicendo chiediamo un sacrificio alle banche che daranno un contributo di 3 miliardi per la sanità, è falso ed è irrispettoso per i 4,5 milioni di persone che rinunciano a curarsi per lo più per motivi economici e per lo stato della sanità nel nostro paese. Non è un contributo, diciamolo a casa, è un anticipo di tasse, quindi sono entrate che ci sarebbero comunque state nelle casse dello Stato e che non ci saranno l'anno prossimo, perché ci saranno quest'anno, quindi non è vero, smettetela di dire bugie. Allora Totti, che peraltro avendo, grazie Baldino, Totti che peraltro avendo governato la regione e sulla questione della sanità sa bene quali sono i problemi. Se sciacallaggio è parola che non mi piace, ma siccome è stata usata è quello che si sta facendo sulla sanità in questo paese. Credo che si stia da un lato raccontando un mondo che non è esattamente così, ha molte ombre ma anche alcune luci che stanno totalmente scomparendo, e credo che non vada francamente a merito delle molte migliaia di persone che in quel settore ci lavorano. Seconda cosa, nessuno ha il coraggio di dire che il sistema universalistico della sanità italiana ed europea per molti aspetti è in crisi per molti motivi in molti stati, a partire dalla Gran Bretagna con l'NHS, ma anche in altri paesi, perché la popolazione invecchia, la cronicità delle malattie legate all'anzianità della popolazione, gli errori di programmazione sulle professionalità che si sono formate all'interno del paese deriva da molti anni addietro, e formare un medico vuol dire 10 anni di studi ininterrotti, cosa che non si risolve né con 1 milione né con 10, ma con una programmazione più efficace per gli anni a venire, perché una serie di regole velleitarie, come alcune scuole di specialità. Infatti tu però nel tuo libro parli dell'ipocrisia della politica. La medicina d'urgenza per i pronto soccorsi ha lasciato le scuole di specialità vuote, quindi non abbiamo medici che scelgono quella scuola di specialità, perché lavorare al pronto soccorso è una rottura di balle, vuol dire fare i turni a Natale, a Capodanno e si viene pagati come altri medici che hanno una vita più facile. Quindi se noi mettiamo soldi ma non cambiamo le regole, e poi fare questa battaglia però sulla sanità sulle regole è altrettanto una Davide, però è proprio sulle regole, no, ideologica. Tu, ora la tua regione, la tua ex regione andrà al voto proprio perché c'è stata un'inchiesta giudiziaria che ti ha riguardato in prima persona, ti ha travolto, tu ora hai patteggiato per corruzione con la procura, e proprio per delle scelte politiche che hai fatto, no? Noi abbiamo patteggiato. Quindi quando tu parli giustamente, lo dici anche con l'ipocrisia della politica. Qual è questa ipocrisia della politica? Io ho scritto tutto un libro. Il nostro patteggiamento, che è nostro ma è anche della procura, lo abbiamo accettato ovviamente come un accordo, che non vuol dire colpevolezza, come è noto a chiunque faccia legge e giurisprudenza. Vuol dire che non si andrà a un'aula, è un rito alternativo, perché accusa e difesa si accordano sul fatto che alcuni reati non sono stati commessi. Anche se posso farti sentire Salvini? Perché Salvini invece sul patteggiamento, guarda, questo è curioso, ha una posizione diversa dalla tua, perché Salvini ha un processo. Ma Salvini è una delle persone che mi è stata più vicina, non lo so, può dire qualsiasi però cosa. Su Open Arms a Palermo lui ha un processo, e proprio su questa cosa del patteggiamento che tu hai fatto, è un tuo diritto e lo hai fatto, Salvini senti che cosa dice. Dice che deciderà. Io non ho niente di cui pentirmi o su cui patteggiare, perché non ritengo di essere un sequestratore o un delinquente.
Dice non sono colpevole e quindi non patteggio. Dice, non ritengo di essere... Come dire che chi patteggia... Però questo diciamo attiene alle due, ai due diversi processi. Non avrei processi. Patteggiato neppure io un sequestro di persona, specie se fossi stato il ministro degli interni che applicava alcune leggi che ho fatto. Dopodiché io non ho applicato leggi che ho fatto, ho subito alcune leggi che questo Stato ha fatto, questo sì, e abbiamo anche riconosciuto la loro, e lo scrivo nel libro, la loro indeterminatezza. Vede, nel momento in cui la Procura ci ha detto che eravamo corrotti, avevamo fatto atti illegittimi, avevamo preso finanziamenti, e poi ci dice anche, invece, in sede di patteggiamento, che quei finanziamenti erano tracciati e tutto sommato legittimi, tant'è vero che... Assolutamente assolutamente no. Dopo, Barbacettolo, sono certo che la pensiamo in modo molto diverso. Beh, questo diciamo... Come sul liberalismo, però... Io spiego, poi lei confuta. Beh, rapidamente, che voglio andare poi alla Liguria, effettivamente, perché ora si va al voto proprio come conseguenza dopodiché, dell'inchiesta. Nel momento in cui si dice che Toti non si è arricchito e che quegli atti, visto che non ci sono neppure chiamati in correità, sono legittimi, sul fatto che ci sia una concatenazione, vede, gliela metto così facciamo prima e non le faccio perdere tanto tempo. Un imprenditore finanzia la politica per creare un clima favorevole al mondo dell'impresa, in particolare alla sua impresa, oppure la politica ha creato un mondo favorevole all'impresa e anche alla sua impresa e quindi ritiene di finanziare la politica per perpetuare quella politica? Viene prima l'uovo o la gallina? Su questo io credo che sia il Parlamento della Repubblica. Questa è la cosa che tu in qualche modo rivendichi, cioè il fatto... Ma io non è che la rivendico, io penso che il controllo di legalità sugli atti vada fatta sulla legittimità dell'atto stesso e sulla trasparenza del finanziamento. Gianni e tutti gli altri ospiti, fatto sta che la Liguria va al voto, ora c'è Bucci, sindaco di Genova, candidato alla guida della regione. Ieri c'è stato questo episodio che in qualche modo lo ha caratterizzato. Sentiamo, Bucci lo sfidante di Orlando. Anche se facessimo tutto questo grande lavoro, non raggiungeremmo il risultato se non siamo in grado, dal punto di vista sociale, come società civile, come città e come regione, a dare il grande messaggio che chi fa figli contribuisce al successo della nostra società. E questa è una cosa importante tra di noi, vorrei che tutti quanti avessero fatto figli. Non ho ricette certe, sono sicuro di una cosa, che non si risolverà questo problema criminalizzando le persone che non hanno avuto figli perché non li hanno potuti avere. E qualcuno l'ha chiamato uno scivolone del Bucci. Peraltro anche tu non hai figli. L'ho letto con grande... Tu hai figli, no? No, io non ho figli. E quindi consiglia qualcosa. Spero di aver dato lo stesso mio contributo. Però detto questo, francamente l'ho letto stamani. Io mi pare un messaggio abbastanza semplice. Cioè il fatto che comunque sia fare figli non è un disvalore, ma anzi aiuta a equilibrio pensionistico, a creare il futuro. Non lo vedi come uno scivolone di Bucci. Morani. Trovo una cosa particolarmente stravagante. Fatto sta che la Liguria, come poi dicevamo... Dopodiché non vuol mica dire che chi non li ha fatti è un cittadino di serie B. Morani, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, ma la Liguria in particolare è un grande laboratorio, perché dopo la vicenda Toti, per il centro-sinistra potrebbe essere un'occasione quella della riconquista della regione. Non c'è dubbio, però rispetto alle cose che diceva prima Toti sulla legittimità degli atti compiuti, ieri il Consiglio di Stato ha annullato la concessione che era stata data a Spinelli. Quindi non quella che fa parte degli atti. Questo è un dato inconfutabile, dove nella sentenza... È stata annullata una concessione del 2018, però. Dopodiché è stata annullata, ma non quella che fa parte di questo processo. Allora, quella era una concessione che riguardava i container che non potevano essere... Non è la concessione, non è una delle tre concessioni. Ci sono però atti illegittimi di cui è stato favorito questo Spinelli, che come Toti e come Signorini hanno patteggiato una pena. Sono scelte processuali. Io personalmente conosco persone che, sempre in ambito politico, hanno accuse molto pesanti e hanno affrontato il processo. Perché l'idea che mi sono fatta io è che in questa vicenda, avendola chiusa col patteggiamento, molte cose noi non le sapremo. Perché col patteggiamento avremmo avuto magari anche altre informazioni. Troppo. Dopodiché questo, mettere tutto nel calderone, fate come la sanità. La concessione annullata è una concessione del 2018 che riguarda il terzo container e nulla a che fare. Quell'inchiesta quanto peserà sul voto in Liguria, secondo voi? Questo mi pare un po' il tema. Mi pare che si vota in Liguria
per quell'inchiesta, perché il presidente si è dimesso in seguito agli arresti e poi a quello che sappiamo con tutto quello che è conseguito rispetto ai patteggiamenti. Io penso che quel sistema che è stato certificato con quei patteggiamenti debba essere superato, perché comunque è un sistema in cui politica e affari andavano insieme, sì, e sì. Politica e affari non possono andare insieme, quindi io mi auguro che Andrea Orlando possa far voltare pagina a quella regione per tanti motivi anche amministrativi, tra cui anche quello sanitario. Non sono d'accordo quando Totti dice che non abbiamo contezza e cognizione di quello che c'è in Italia. Io che vivo nelle Marche, presidente Acquaroli di Fratelli d'Italia, sono stata costretta ad andare a pagamento, perché io me lo posso permettere ma tanti cittadini no, in Lombardia per avere una visita per un problema abbastanza serio. Ora, in questo paese, purtroppo, come succede nelle Marche, dove hanno fatto un disastro sanitario, guardi, senza Morani, precedenti, sull'Abruzzo ci andava anche avete quando raccontato le Marche la governavate voi, no, e ci vanno non anche è, non i Campani dove governate non voi, e ci vanno anche facciamo un giro su questo. Sulla... Sto raccontando, sì, uno spaccato, se volete, allora, potete negarlo, però provate a interrogare i cittadini delle Marche, magari, cosa pensano di Acquaroli sulla sanità. Poi magari lei... Merlo Gonzato Barbacetto. E poi ne ripartiamo. Non voglio entrare nei dati sanitari dell'onorevole Morani, ci mancherebbe altro. No, ma basta entrare nei dati sanità della quello mia regione, che è un non disastro. Dicono molti è che coloro che vanno in Lombardia a curarsi sono moltissimi, sì, la Lombardia sovraperforma il 120% le prestazioni sanitarie mentre le altre regioni sottoperformano, va molto spesso in strutture private convenzionate, ovvero parte del servizio sanitario pubblico ma gestito, sì, dai privati, che vengono quotidianamente demonizzate dal segretario politico del partito della Morale. No? Merlo, il test Liguria in realtà, oltre al caso Totti, c'ha anche tutto il tema che riguarda investe il centrosinistra, no? Riguarda anche quello. Io farei una premessa di merito, sì, prego, cioè che vai. Obiettivamente io spero sempre che la politica parli di politica e che l'inchiesta giudiziaria rimanga un elemento sul quale non fondare una campagna elettorale, cosa che Orlando non sta facendo, per cui a me sembra che in Liguria ci sia un dibattito in questo momento su due visioni di regione molto diverse. Bucci è un candidato che in un certo senso ha incontrato, è una figura di continuità in qualche modo, è una figura tutto sommato moderata anche rispetto al governo Meloni. Orlando invece è un ex ministro, una persona che sicuramente ha avuto il grande merito di riuscire a riunire pur con fatica quello che è il campo largo, quindi quella in Liguria sarà una grande sfida politica per il centrosinistra, soprattutto nell'ottica di ricostruire qualche cosa, soprattutto a livello coalizionale, che fino ad adesso è stata molto fragile. Detto questo, un ultimo passaggio sulla questione Salvini, che prima si paragonava alla vicenda dell'ex governatore Totti. Io credo che Salvini dice io non patteggerò mai a Open Arms, ma venerdì lo... non patteggia perché probabilmente, al di là della pena, al di là del merito processuale, questo processo, il processo Open Arms, è diventato un'enorme vetrina per Salvini. Qui c'è una persona che sta molto strumentalizzando qualche cosa che, l'ho detto in premessa, dovrebbe rimanere fuori dalla politica. Certo, ma Salvini, ecco, lo considera Salvini un processo politico, quello Open Arms. Un processo e, politico. Se non ho capito male anche dalla lettura di questo libro, anche Totti lo dice nel suo sottotitolo, dice io ho governato, rifarei tutto, mi pare di aver capito quello che io ho fatto. Io considero un processo Salvini. Anche il tuo è stato un processo politico? Un processo politico. Sì, quello a Salvini, ma anche il tuo lo consideri io un processo politico? Vede, io cerco di distinguere. Poi Barbacetto Gonzato. Io non ho mai fatto una colpa particolare ai magistrati, che secondo me hanno ovviamente sbagliato, ma questo lo direbbe chiunque nella mia posizione ad interpretare ovviamente le leggi. Io faccio molto più una colpa alla politica, che si sta facendo processare per una serie di cose che ritengo squisitamente politiche, che dovrebbero essere fuori. E che dovrebbe fare? Barbacetto vedo che freme, ma in che senso? Un ministro degli interni che vuole chiudere i confini perché ha promesso, certo, agli elettori di chiudere i confini e manda una nave militare a fermare una nave, sta facendo quello che ha promesso di fare e non può essere processato da un magistrato, sta applicando una linea politica. E io dico la stessa cosa riguarda Barbacetto, quindi tu dici se ogni atto poi ha una, come dire, una coda giudiziaria, il la politica non ha la propria politica, ma dipende l'atto come lo fai, perché se violi la legge quell'atto da atto politico diventa atto criminale. Beh, non è che solo che perché Salvini atto politico va bene. Allora Gianni Barbacetto, 20 giorni dei poveri disperati in mano. E intanto vi annunciamo che tra pochi minuti saranno qui in studio l'ex premier israeliano Olmert con il suo piano di pace assieme a Nassar al-Kidwa, ex ministro degli esteri dell'autorità nazionale palestinese. Le immagini da fuori la 7
via completamente come dire, presidiata, come giusto che sia, e tra pochi minuti saranno in studio questi due grandi protagonisti del Medio Oriente, e li avremo in studio. Prego, Barbacetto. David, io ti devo confessare che è da un'ora che sono molto imbarazzato, perché siamo qui a parlare e sono molto imbarazzato a sentirmi fare la morale su tutte le questioni da uno che ha appena patteggiato una pena a 2 anni e 1 mese per corruzione. Il patteggiamento, a differenza di quello che la dice... La pena di morte patteggiamento, non esiste ancora. Io però non mi faccio fare la lezione a uno che ha appena patteggiato, cioè che ha ammesso in qualche modo la corruzione. Guardi, il patteggiamento è deciso da un giudice. Il giudice ha l'obbligo, per l'articolo 129 del codice di procedura penale, di vedere se per caso c'è prima il proscioglimento, cioè deve decidere prima se ritiene innocente, dopodiché se invece non lo ritiene accetta il patteggiamento. Quindi il patteggiamento è una ammissione di responsabilità. Il patteggiamento per un reato così grave come la corruzione per esercizio della funzione, dovrebbe studiare Toti, o meglio, guardi, ha studiato, lo sa bene, ma fa finta di non saperlo. Che cosa significa corruzione per esercizio della funzione? Significa io ti do delle cose anche legittime. Il problema non è la illegittimità delle cose che do all'imprenditore. Io te le do. Ma tu in cambio mi finanzi, mi dai dei soldi. Allora il problema non è quello che io ti do, che è legittimo, la concessione, la possibilità di costruire dei supermercati Esselunga e tutte queste cose qua. È il fatto che nelle stesse telefonate che Toti faceva agli imprenditori gli diceva: ragazzi, io ti do questa roba qui, però ricordati, siamo in campagna elettorale. Voglio soldi, questo è il problema. Corruzione per esercizio della funzione, cioè ha messo la carica sua di presidente della regione al servizio degli imprenditori per avere soldi e finanziamenti. Allora, questo è inaccettabile. È inaccettabile ed è anche inaccettabile star qui a farsi fare la morale da questo personaggio. E quindi scusatemi, io me ne vado. Ma è perché non voglio far parte di questo teatrino. Ma non c'è nessuna. Mi dispiace che tu te ne vada, ma in realtà non c'è nessuna santificazione. Toti ha pagato, poteva, ha fatto un patteggiamento molto prima, ma poi... se per questo confessavo anche nelle mani di Barbacetto, potevo anche dire che ho messo la mia funzione a disposizione. Possiamo anche introdurre la pena di morte se vogliamo, però tantissime imprese, sia che ci hanno finanziato Gonzato sia che non ci hanno finanziato. Comunque non c'è, lo dico all'amico, cioè, non c'è nessuna santificazione. Lui ha pagato, è venuto qui, ci ha messo la faccia, ha scritto un libro. E non credo che Parenzo ne abbia neanche titolo per santificare qualcuno, stando al diritto canonico strettamente. No, però voglio dire, comunque Barbacetto si pregia di essere un esperto. Io rimango. Lasciamo la sedia vuota di Barbacetto che non vuole assistere. Non mi mandate via, io rimango. No, sulla Liguria io farei solo una chiosa, cioè strettamente politica. Cioè, se dopo tutto quello che è successo, senza entrare nel merito, se dopo le manifestazioni che ha fatto la sinistra, non tutta, ma gran parte della sinistra, con la forca in mano, chiedendo la testa di Giovanni Toti, se dopo tutto questo dovesse perdere il centrosinistra, e soprattutto il PD, ma diciamo il centrosinistra, dovrebbe cambiare la sigla CL, Campo Largo, in... Gonzato, scusami, intanto ti faccio vedere l'arrivo alla 7 dell'ex premier israeliano Ehud Olmert assieme a Nassar Al-Kidwa, e saranno tra pochissimo nei nostri studi per parlare di Medio Oriente. È un evento non soltanto per me, ma insomma particolarmente importante, perché in una fase come questa in cui c'è la guerra su più fronti, eccolo qui, l'ex premier israeliano sta entrando negli studi
negli studi della 7 e credo che sia importante questo evento che siamo riusciti a costruire qui in diretta, in cui due uomini, uno palestinese e uno israeliano, ci raccontano quello che sarà, quello che secondo loro potrebbe essere il piano di pace. Ecco, stanno facendo l'ingresso nei nostri studi e quindi tra poco li ascolteremo qui in diretta. Ci collegheremo con Elena Testi, che si trova invece in Israele. Questo è l'arrivo di Olmert e... Eccolo qua, l'ex premier di Israele, tra poco la racchettina. No, prego. No, chiudo in 5 secondi. Cioè il PD, se alla luce di tutto questo dovesse perdere in Liguria, dovrebbe cambiare la sigla da PD a CN, Comunardo Nicolai, cioè il principe degli autogol, perché... Oggi sei in vena di citazioni. No, cioè. a quel punto lì non avrebbe più nulla da dire. Cioè è evidente che... In Emilia sono strafavoriti storicamente, adesso nessuno è mago Merlino, ma è verosimile che vincerà il centro-sinistra. Nonostante tutta la sarabanda che hanno fatto su Bibiano, l'hanno presa nei denti. Da quando esistono le regioni che il centro-sinistra vince in Emilia, quindi magari non succede. Lo riprenderemo tra poco. Vedete intanto che c'è, oltre a Ehud Olmert, ex premier israeliano, c'è anche Nassar Al-Kidwa che è arrivato e la mitica Giovanna Botteri, storica e grande inviata della RAI, che sarà con me in questa conversazione con questi due grandi leader del Medio Oriente. Questo è il camerino della 7, questa è Giovanna Botteri e pochi minuti e avremo questo evento in diretta tra poco. Grazie. Bravi, bravissimi. Allora, sono le 12.03 e ho il piacere di ospitare in studio due grandi protagonisti della politica mediorientale, l'ex premier di Israele ed è stato sindaco di Gerusalemme, Ehud Olmert, buongiorno e benvenuto in Italia, e al suo fianco Nassar Al-Kidwa, 71 anni, che è conosciuto, è stato il nipote di Arafat, leader dell'OLP, ma è stato soprattutto ministro degli affari esteri dell'autorità nazionale palestinese. Insieme questi due signori stanno girando l'Europa e il mondo per portare in giro una articolata e molto interessante proposta di pace. Lo fanno in un contesto in cui la guerra continua, ne parleremo nel dettaglio di qual è in questo momento il clima che si respira in Israele e soprattutto questo messaggio che ci arriva tra due leader che hanno fatto parte della storia sia del popolo palestinese sia del popolo israeliano. Quindi thank you very much, grazie per essere venuti qui. Con me c'è Giovanna Botteri, che è una delle massime esperte delle questioni estere, grazie per essere con noi. Prima vi diamo gli aggiornamenti con il TG La 7, Luca Speciale. Buongiorno Davide. Allora, nel telegiornale chiaramente partiremo dall'illustrazione da parte del ministro Giorgetti di questa manovra economica da 30 miliardi, una legge di bilancio più ampia del previsto. Giorgetti ha garantito non ci saranno nuove tasse, sarà una finanziaria appunto che guarderà soprattutto ai redditi meno bassi, medio-bassi e alle famiglie numerose. Ci sono questi 3,5 miliardi che andranno sulla sanità, che arrivano come contributo dalle banche, di fatto è un anticipo di future imposte per quanto riguarda gli istituti bancari, un contributo anche da parte delle assicurazioni. Nel telegiornale parleremo anche dell'arrivo in Albania della nave carica con 16 migranti e tantissime polemiche. Verranno accolti questi migranti dopo le visite mediche nelle strutture che sono state costruite appunto in Albania. La situazione in Medio Oriente, ti stai apprestando a parlarne, le ultime notizie vedono un raid israeliano sul sud del Libano, 5 morti tra cui un sindaco locale, nel giorno in cui sono arrivati 145 camion di aiuti a Gaza dopo le pressioni degli Stati Uniti, ricordiamo Giordania e Beirut, le visite di Giorgia Meloni venerdì prossimo. A te David. Ed effettivamente è così, la nostra Presidente del Consiglio sarà in Libano e in Giordania già venerdì. I nostri due grandi ospiti sono qui pronti, Giovanna Botteri pure. Allora vi diamo subito tra poco la parola, stiamo ultimando la traduzione simultanea. Elena Testi intanto da Tel Aviv ci dà un aggiornamento su quello che accade. Israele in questo momento è impegnata su più fronti, quello che preoccupa di più è il fronte del Libano e un imminente attacco all'Iran. Dacci degli aggiornamenti, Elena. It's correct? No?
Eccoci Davide, intanto buongiorno. L'ultimo aggiornamento battuto in questo momento dalle agenzie è una notizia che viene data dalla CNN, che ha detto che il piano di attacco per l'Iran è pronto, Benjamin Netanyahu ha prestabilito tutto e non sarà molto probabilmente, come era già stato anticipato nei giorni scorsi, un attacco a siti nucleari e siti petroliferi, ma un attacco di proporzioni diverse che metterà in difficoltà eventuali azioni militari da parte dell'Iran. Quindi evidentemente si cercherà di attaccare basi militari e di intelligence. Ora, quando avverrà questo attacco non è dato ancora saperlo, sappiamo più o meno le modalità, ma sappiamo anche che ieri Benjamin Netanyahu aveva esplicitato una sua posizione, che era quella: il nostro attacco avverrà, ma avverrà nelle nostre modalità, senza ingerenze. Oggi arriva però questa nuova notizia della CNN che sembra dare un quadro dopo che se ne era parlato molto in queste settimane e dopo, ricordo, l'attacco del 1 ottobre da parte dell'Iran, perché di fatto è una risposta Israele di quei 181 missili balistici arrivati qui in Israele. Un'ultima notizia, lo diceva Luca Speciale, 145 camion di aiuti umanitari entrati all'interno della striscia di Gaza. Noi ieri l'avevamo raccontato, diverse organizzazioni non governative hanno i propri camion bloccati a Erez e a Kelem Sherom e sono stati sbloccati, anche se in minima parte, perché 145 sono in minima parte, dopo la lettera inviata domenica dagli USA che chiedevano a Israele di farli entrare, altrimenti avrebbero bloccato gli armamenti, entro uno sblocco che doveva avvenire entro 30 giorni. Grazie Elena Testi. Allora vediamo Giovanni, due protagonisti che abbiamo in studio, abbiamo fatto due sintesi, due carte d'identità. Ehud Olmert, 79 anni, gli incarichi: sindaco di Gerusalemme dal 93 al 2003, ministro delle finanze del governo Sharon, primo ministro di Israele dal 2006 al 2009, è stato protagonista della seconda guerra di Israele contro Hezbollah nel 2006 e nel 2008 l'operazione Piombo Fuso sulla scia di Gaza. Dall'altra parte l'altro grande protagonista di oggi, Nasser al-Kidwa, nipote di Arafat, incarichi: rappresentante dell'OLP all'ONU dal 91 al 2005, ministro degli esteri dell'autorità nazionale palestinese dal 2005 al 2006, inviato speciale dell'ONU in Siria nel 2012. Questi due signori si sono messi insieme e hanno stilato una proposta su come uscire da questo conflitto. Loro si ostinano a dire: la pace non solo è possibile, ma si può fare. Allora Giada Valdannini entra nel merito e ci racconta questo piano e queste due figure, la storia di queste due figure che sono in studio con noi. Uno, Ehud Olmert, è stato l'ultimo premier israeliano, era il 2008, a tentare un accordo di pace con i palestinesi. L'altro, Nasser al-Kidwa, nipote di Yasser Arafat, è stato ministro degli esteri dell'autorità palestinese. Olmert ha guidato l'offensiva contro Hezbollah in Libano nel 2006. Al-Kidwa è cresciuto nel partito di Fatah, il primo più volte deputato alla Knesset, è uscito dal partito Likud di Netanyahu per andare al centro con Ariel Sharon. Negli stessi anni al-Kidwa era rappresentante prima dell'OLP e poi dell'ANP presso l'ONU. Le loro carriere politiche non si sono mai incrociate, eppure oggi promuovono insieme una proposta per giungere a una pacifica convivenza tra Israele e Palestina, partendo dall'accordo avanzato proprio da Olmert quando era premier e basata sul ritorno ai confini del 1967. Entrambi negli ultimi anni sono stati fortemente critici con i propri leader. Nel 2021 al-Kidwa sostenne la candidatura di Marwan Barghouti, attualmente detenuto in un carcere israeliano, finendo in rotta col partito Fatah e con l'attuale leader dell'ANP Abu Mazen. Oggi Ehud Olmert non risparmia critiche al governo Netanyahu per la gestione della guerra a Gaza e per l'escalation in Libano. Due storie diverse con un importante punto d'incontro: la convinzione che l'unica via sia la coesistenza, due popoli e due stati. Allora, sentiamo subito Giovanna Botteri. Però prima un flash da Olmert e al-Kidwa. Due signori che in questo momento parlano di pace, Olmert, mentre in realtà non solo la guerra continua, ma c'è l'idea che si possa aprire un altro fronte con l'Iran. Ma voi due girate il mondo per parlare di una proposta di pace.
Olmert. Well, as you have presented, Dr. detto il dottor Alchidwe ed io crediamo che dovrebbe essere possibile una guerra migliore dopo la guerra una vita migliore dopo la vita difficile dell'ultimo anno, e la storia di questo confronto infinito fra noi e i palestinesi va avanti da troppo tempo ed è giunto il momento di andare avanti, di voltare pagina, di... E so che molti potrebbero dire che noi siamo molto ingenui. Come potete pensare, voi due, che nel bel mezzo di tutta questa controversia, durante i combattimenti, le uccisioni, i bombardamenti da entrambe le parti, possa esserci qualcosa di diverso? Noi però pensiamo che non esista un'alternativa alla pace, deve esserci la pace, è l'unica pace possibile fra noi e i palestinesi, o fra i palestinesi e noi. È una pace basata su un accordo che, numero uno, ponga fine alla guerra in Gaza, a Gaza adesso, e che riporti a casa gli ostaggi. E questa è parte essenziale. E poi però bisogna andare avanti. Gaza deve essere amministrata dai palestinesi e da forze arabe che possano garantire che Gaza non diventi di nuovo centro di terrorismo contro Israele, ma sia un posto dove si possa riportare la vita per i cittadini di Gaza. 2,5 milioni di persone ci sono lì che hanno bisogno di una vita di qualità e che hanno diritto a questa vita di qualità. E poi bisognerà passare alla ricerca di una soluzione generale basata sull'idea di due stati per due popoli. Crediamo che la soluzione due popoli due stati sia fattibile, realistica, possibile, e ha bisogno però di una leadership chiara e ben determinata da parte nostra, da parte dei palestinesi. Al-Kidwa e possiamo farcela. Giovanna Botteri, è chiaro che in un contesto come questo, in cui c'è la guerra, ci sono i morti di Gaza, ci sono le famiglie al nord di Israele che sono state evacuate, il vostro messaggio è davvero potentissimo. La prima cosa che le voglio chiedere, Al-Kidwa, il suo popolo, il popolo palestinese e il popolo di Israele, in tutti questi mesi di guerra, secondo lei, si sono parlati, cioè ci sono dei canali attivi? Voi lo dimostrate girando il mondo insieme, già questo è un messaggio, ma in questo momento c'è un canale di comunicazione? Al-Kidwa, già ministro degli esteri e dell'autorità. Allora, due punti che voglio sottolineare. Uno, noi non siamo dei sognatori, non è che siamo persone che si nutrono di utopie, no, noi siamo persone serie che vogliamo salvare il nostro popolo e abbiamo rispetto per i nostri popoli. Adesso vogliamo salvare il nostro popolo ancora di più mostrando che esiste un'alternativa alla guerra, e si può fare, numero uno. Due, quello che noi proponiamo non solo è fattibile, ma io credo che sia l'unica soluzione possibile. Quindi o andremo per sempre continuando questo spargimento di sangue, distruggendo tutto, uccidendoci, oppure andremo verso la soluzione. Quindi questa è l'unica soluzione. Giovanna Botteri, così facciamo anche un passo in avanti. Questi due signori per anni sono stati su due fronti opposti, perché Olmert è stato presidente di Israele, premier israeliano. Teoricamente lo sono anche oggi, in questo momento, su due fronti opposti. Prego. E bisogna ringraziarli di essere qui assieme, perché soltanto l'essere qui assieme ci dà una speranza alla vigilia di una possibile guerra che potrebbe sconvolgere l'intera regione e dopo un anno di odio che sta scavando un fossato terribile fra i due popoli. Quello che colpisce nella strategia di Netanyahu, anche da parte dei suoi estimatori in questo momento, è la mancanza di strategia, e cioè dopo tutto questo, che cosa succederà? Dopo tutto questo, questa guerra, questi morti, che cosa succederà? Evidentemente che in questo momento questo potrebbe essere la risposta. Olmert e poi Al-Kidwa. Certo. Prego, Olmert. I'll tell you, you're talking to two... Lei sta parlando a due politici, a ex politici,
di vecchia data, a lui e a me. E come ha detto il dottor Al-Kidwa, noi non siamo dei sognatori, siamo delle persone pratiche. Noi abbiamo fatto politica per anni, abbiamo fatto tutto quello che si può fare in politica, lui dalla parte palestinese, io dalla parte israeliana. E quello che ci unisce sono due cose. Primo, crediamo nel futuro e abbiamo anche dei grossi dubbi sulle capacità di leadership dei nostri due, dei leader delle nostre due parti, lui per la sua e io per la mia. Secondo noi deve esserci una leadership diversa. Lei ha parlato di Netanyahu. Netanyahu ha portato Israele nella guerra più dolorosa, più difficile, più sanguinaria che abbiamo mai fatto, senza alcuna strategia, come ha detto lei. Lei ha detto la strategia di Netanyahu è quella di non avere una strategia. E l'unica strategia possibile è quella di cui parliamo noi. Una strategia che dica, bene, c'è una guerra, non usciamo dall'ossessione di accusarci l'un l'altro, ma cerchiamo un modo per uscire insieme, per andare verso un futuro diverso. E l'opzione è molto semplice: o Israele continua per sempre a occupare i territori e a negare ai palestinesi l'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione, o dobbiamo cambiare, e l'unico cambiamento possibile è quello della soluzione due popoli, due stati, uno Stato palestinese, uno Stato israeliano che vivranno insieme, a fianco l'uno all'altro, e insieme cercheranno le soluzioni ai loro problemi. Questo è il messaggio che noi stiamo fornendo. Non è un piano specifico, dettagliato da qui a chissà, fra chissà quando. Noi diamo un messaggio per come procedere su, allora, una strada diversa per questi due popoli. Giro la stessa domanda che Giovanna Botteri giustamente ha fatto, e poi facciamo un ulteriore passo avanti ad Al-Kidwa, perché Olmert ha detto c'è un problema di leadership nei nostri due popoli. Da una parte c'è Netanyahu, dall'altra c'è un'autorità nazionale palestinese che non è riuscita a imporsi anche per colpi di Netanyahu, e dall'altra c'è comunque anche Hamas. Allora, la riflessione che faceva Giovanna Botteri, gliela giro a lei. Il vostro piano oggi perché dovrebbe essere ben accetto dai vostri popoli, da quello israeliano e da quello palestinese? Kidwa. First, let me say this. Prima di tutto vorrei dire questo. Abbiamo avuto delle buone leadership da entrambi i lati. Probabilmente non c'era bisogno di noi se ci fosse stato, ma non abbiamo una buona leadership da entrambe le parti. Questo è un dato di fatto e questo deve cambiare. Esiste una strategia. Noi abbiamo parlato di come raggiungere l'interruzione della guerra a Gaza, e ci riferiamo alla visione presentata dal Presidente Biden e anche accettata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione 275. Quindi, per essere sicuri che non lasciamo spazio a equivoci, questo vuol dire il rilascio di tutti gli ostaggi, il rilascio dei prigionieri durante un cessate il fuoco e poi il ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Abbiamo anche parlato della costruzione di strutture governative, una palestinese, senza la partecipazione né di Hamas né di qualunque fazione politica, per ricostruire Gaza e controllare la situazione e avviare un futuro diverso. Abbiamo anche parlato della presenza araba per la sicurezza, per prevedere come può essere utile questa presenza e che non faccia danni, ma anche bisogna capire quali sono i requisiti per questa presenza. C'è una strategia per Gaza e c'è una strategia per tutta la soluzione politica. Ciò nonostante, come ha detto il signor Olmert, ex primo ministro, noi non abbiamo cercato di presentare un piano completo perché noi non siamo al potere, però siamo una voce importante che rappresenta una parte importante della nostra società, e noi diciamo quello che sta avvenendo e in quale direzione bisogna andare per cambiare direzione e per
sulla base dei diritti di ognuno, costruire un migliore futuro per noi, per i nostri figli e per tutta la regione. Io voglio fare una domanda personale a voi due, a uno e all'altro. Potranno gli israeliani dimenticare il pogrom del 7 ottobre? Potranno i palestinesi dimenticare quei 50.000 civili uccisi a Gaza? Molto, molto importante questa domanda, molto. We will not forget. We have to overcome. Non lo dobbiamo dimenticare, dobbiamo superarlo. Non c'è alcun modo in cui potremo dimenticare le atrocità commesse ai danni degli israeliani. E anche i palestinesi dovranno portare nella loro memoria per sempre la distruzione, il dolore che ha fatto seguito a quello scontro. Ma dobbiamo guardare avanti. Non possiamo essere ossessionati dal dolore del passato. Dobbiamo cercare di costruire qualcosa che possa salvarci dalla ripetizione di questi orrori nel futuro. Non c'è un altro modo. Lei ha detto giustamente, ne ha parlato anche il dottor Al-Kidwa, che attualmente c'è un'opposizione molto forte ad una soluzione pacifica, sia fra gli israeliani sia fra gli palestinesi. Ma un anno dopo, quello che è successo, dobbiamo cominciare a chiederci tutti: e cosa succede ora? Continuiamo a bombardarci, a distruggerci, ad ucciderci, oppure vogliamo una prospettiva diversa per i nostri figli, per i nostri nipoti? Io credo che se ci sarà una leadership coraggiosa, ispirata, che abbia una visione per il futuro, noi saremo in grado di far tutto questo. E non capitemi male, so che fra molti palestinesi c'è desiderio di una soluzione pacifica e sono assolutamente certo che questo auspicio ce l'ha anche una grande parte della popolazione israeliana. Dobbiamo passare attraverso il dolore di oggi per raggiungere la speranza per il domani. Sì, ho una risposta simile. Noi non possiamo dimenticare, ma neanche nessuno di noi vuole costruire semplicemente amore e pace. No, non è che abbiamo bisogno di amarci l'un l'altro. Quello che dobbiamo fare è rispettarci l'un l'altro e accettare una coesistenza. E insieme possiamo costruire un migliore futuro per noi e per le nostre famiglie e per i nostri figli. Questa è la cosa più importante. Quindi anche in questo caso non è un sogno, ripeto. Noi siamo persone serie, non sognatori, che pensano che ci sia una direzione da cambiare, un orientamento da cambiare. Allora, come può avvenire questo? Due cose. Quindi il sostegno da parte dell'opinione pubblica, e anche il signor Olmert ha detto qualcosa di questo tipo, e anche il sostegno dei nostri governi nel mondo. I governi nel mondo, nell'Occidente e nella regione, naturalmente, del Medio Oriente. Questo include l'Italia. Voi cercate di scappare dalla guerra, ma la guerra è venuta da voi. Quindi non potete sfuggire. Noi tutti viviamo in un unico mondo. Non possiamo ignorarci l'un l'altro, non possiamo ignorare i problemi. Dobbiamo affrontarli e dobbiamo risolverli. Allora, per fare un passo in avanti, abbiamo parlato, Giovanna, così lo spiegavo bene al nostro pubblico, io credo un momento anche molto importante quello che stiamo cercando di raccontare al nostro pubblico. Loro hanno parlato di un problema di leadership. Allora io vorrei chiedere, non so se sei d'accordo, ai nostri due ex leader, due uomini che hanno deciso le sorti del Medio Oriente, oggi hanno 70 anni, ma sono due settantenni che conoscono quella storia e stanno in modo vigoroso girando il mondo. E voglio chiedervi: chi sono secondo voi oggi le giovani speranze, i trentenni, i quarantenni del mondo palestinese, del mondo israeliano, che possono essere i nuovi leader, i nuovi Olmert, i nuovi Kidwa, che in qualche modo prendono in mano le sorti dei loro popoli? O forse non così giovani, e faccio un nome a tutti e due, Barghouti. Esatto, Barghouti, che ora è condannato a, credo, 7 ergastoli ed è nelle carceri israeliane. Prego, Kidwa e poi Olmert.
Well, we are maybe old, but we are still younger than. Sì, ma noi siamo ancora, siamo vecchi, siamo più giovani comunque dei nostri leader, di almeno 20 anni, per cui abbiamo una presidenza che è stata lì per 19 anni, e questo non è mai avvenuto da un'altra parte nel mondo, e abbiamo un presidente che ha quasi 90 anni. Allora, questo deve cambiare. Io accetto l'idea che se dobbiamo svolgere un ruolo, questo deve essere un ruolo di transizione, perché dobbiamo consegnare le nostre responsabilità, passarle alle nuove generazioni che possono fare la differenza. In ogni caso, io non voglio concentrarmi sulle singole personalità, dobbiamo concentrarci sulle soluzioni, sulle istituzioni e sulle cose giuste da fare e come andare avanti nel rispetto di chi farà cosa, perché le persone poi si prenderanno responsabilità e ci verranno dietro. Olmert. I believe I am not in a position to propose. Non sono io nella posizione di poter dire chi sarà il leader palestinese, e spero che saranno tutti in grado di trovare una persona che si identifichi non con tutto quello che diciamo, con tutti i singoli dettagli, ma quantomeno con la direzione generale, perché c'è un solo futuro possibile che può creare qualcosa di diverso per noi e per i palestinesi e per gli israeliani. Chi potrebbe essere il leader israeliano che possa sollevare il paese dagli abissi di profondità nei quali siamo sprofondati, portandoci verso un futuro migliore? Non lo so, però una cosa la so: secondo me la maggioranza degli israeliani adesso, non quelli nella Knesset ma nell'opinione pubblica, nelle strade, non hanno fiducia nel primo ministro, non sostengono il primo ministro e non credono che lui possa essere quello in grado di offrire un futuro diverso allo Stato di Israele. Ci sono tante bravi uomini e brave donne nello Stato di Israele che possono prendere le redini e prenderanno le redini dello Stato, e questo avverrà prima di quanto creda la maggior parte delle persone, e dovranno scegliere solo questa via, perché questa è l'unica via possibile che possa offrire qualcosa di diverso. E quindi in Israele queste persone dovranno prendere le redini dello Stato e cercare la leadership che possa essere eletta sia da noi sia dai palestinesi, e eleggere due leader che possano essere quelli che concorderanno dei parametri di base che ci permetteranno di vivere senza guerra, senza odio, senza occupazione, e con un potenziale totalmente diverso per una vita migliore per tutti noi. A meno che non ci sia una soluzione migliore, diteci, c'è una soluzione migliore? Questa è la proposta, ve la illustriamo in pochi minuti e così poi andiamo anche sull'altro punto di oggi, l'imminente guerra all'Iran. La proposta di pace che hanno elaborato è un ritorno ai confini del 1967 più uno scambio a quello che loro chiamano del 4,4% dei rispettivi territori. Gaza sotto il controllo di una forza panaraba in attesa di elezioni, in una fase di transizione. Gerusalemme, doppia capitale divisa lungo i confini del 67, c'è la Gerusalemme cosiddetta est che diventerebbe la capitale del futuro Stato palestinese, e la Gerusalemme ovest che rimane israeliana, e poi la città santa, quella sacra per tutte le religioni, che diventerebbe una sorta di città internazionale, la città vecchia appunto sotto il controllo di tre stati più Israele e Palestina, e un corridoio da Gaza ai Eccolo territori delle... per esatto. intenderci, siccome non c'è continuità tra la Cisgiordania e Gaza, creare, ecco, in quel 4% un corridoio che dia continuità allo Stato, al futuro Stato palestinese. Giovanna, però dobbiamo provare a fare un passo avanti con i nostri due autorevoli ospiti sulla guerra imminente all'Iran, sul Libano. Io volevo capire, siccome poi anche Olmert è stato protagonista, prego, vai, sulla questione del Libano. No, anche perché in questa cristalleria c'è l'ombra di pesanti elefanti. Da una parte Hamas, Hezbollah, Iran, che non riconoscono ad Israele il diritto ad esistere. Dall'altra parte Netanyahu, che oggi non riconosce il diritto ai palestinesi ad avere un proprio Stato. Come si può procedere con
ombre così pesanti, con una opposizione così drammatica. E io penso ai ragazzi israeliani uccisi durante il Festival della Musica che sognavano la pace, o ai ragazzi palestinesi che sognavano un futuro diverso sotto i bombardamenti di Gaza. Sono loro il futuro di cui parlate di pace, ma come si fa a far emergere questo futuro quando da una parte e dall'altra non si riconosce il diritto di esistere? Olmert Kidwa. Listen, had it been simple, both of us wouldn't have been here. Beh, se fosse stato semplice, noi non saremmo qui oggi. Il motivo per cui ci avete invitato è proprio perché la situazione attualmente è molto complessa, con tutte queste contraddizioni, con questi scontri fra noi, Hamas, la jihad islamica, i palestini in modo, e i palestinesi e tutte le persone che vogliono scontrarsi con quelli che vogliono invece una grande Israele, la storia di odio, di scontri, la mancanza di leadership da tutte e due le parti, che non è stata in grado, non ha avuto il coraggio di fare due o tre passi in più per andare dalla situazione di oggi a un qualcosa di diverso. Però vi dico una cosa, ricordo sempre, spero che voi ricordiate, anzi ne sono certo, che nel 1977 Menachem Begin venne eletto primo ministro di Israele. Qualcuno disse, quando era stato eletto, che fra un anno si sarebbe ritirato completamente dal Sinai e sarebbe stato in grado di fare la pace con l'Egitto. E Anwar Sadat, leader leggendario dell'Egitto, sarebbe venuto a parlare al Parlamento israeliano. Allora si diceva, ma siete matti se pensate a una cosa del genere? Invece è successo. Se qualcuno le avesse detto all'inizio del 2005 che prima della fine del 2005 Ariel Sharon, allora primo ministro di Israele, io ho avuto il privilegio di essere il suo vice primo ministro, avrebbe smantellato tutti gli insediamenti israeliani in Gaza, quegli insediamenti che lui aveva costruito, e che sarebbe uscito da Gaza, tutti avrebbero detto, siete matti? Ariel Sharon, quello che ha costruito gli insediamenti, li lascia? Eh sì, ed è successo. Allora, se oggi mi chiedete, data tutta questa complessità, data tutta questa insicurezza e questa incertezza, come potete pensare a una cosa del genere? Lo pensiamo perché siamo realisti. Perché sappiamo che i nostri cittadini hanno bisogno di avere un'alternativa allo scontro continuo, alle uccisioni, dobbiamo smettere di spararci addosso, di combattere gli uni contro gli altri. Deve succedere e succederà. Così come è possibile, ci dice Olmert, immaginare che le leadership israeliane prendano delle decisioni coraggiose, così possiamo immaginare, perché qui stiamo vedendo, Giovanna, delle immagini storiche, le raccontiamo al nostro pubblico, di quando la pace davvero sembrava vicina, alla Casa Bianca, Clinton, Shimon Peres, Rabin, Yasser Arafat, leader dell'OLP, quella famosa stretta di mano tra il premier Rabin, che poi peraltro fu ucciso per mano di un fanatico religioso israeliano. La domanda per Kidwa è esattamente questa, cioè è possibile allora immaginare un futuro a Gaza senza Hamas, così come si immagina dall'altra parte un cambio di leadership, con tutti i caveat e le differenze del caso, ovviamente, in Israele, ma è possibile immaginare un futuro senza Hamas? Sì, io posso immaginare un futuro per Gaza senza questo Hamas. Quindi l'idea è di fare la storia, di fare una... Se la trasformazione potrà avvenire, questo fa parte del nostro lavoro. Noi dobbiamo trovare una soluzione prima internamente per raggiungere l'unanimità, raggiungere il consenso a livello nazionale, e poi abbiamo bisogno di parlare con i nostri vicini, con gli israeliani, e trovare una soluzione. E come abbiamo detto varie volte, quello che noi proponiamo è l'unico modo di andare avanti. Voglio essere chiaro su questo, dire una cosa che è facile da capire. Perché finché avremo Netanyahu al potere non ci saranno progressi. Perché Netanyahu e non l'altra parte? Perché lui è la parte forte. Lui è la parte forte e lui sta facendo tutto quello che vuole.
Ma perché? Per fare la differenza dobbiamo fare un cambiamento. Quello che noi proponiamo forse non sarà oggi, sarà più domani, ma le persone devono ascoltarlo da noi, che esiste un possibile sostituto, esiste una possibile alternativa, un modo di fare un passo avanti e un'alternativa per entrambi i popoli. Allora, palme prese Rabin e Arafat, li chiuse nella stanza su nel nord e gli disse: adesso non uscite finché non trovate un accordo. Se voi doveste chiudere in una stanza Netanyahu, con chi lo mettereste per trovare un accordo? Telegraphic, Olmert. One name. Elect Olmert. Eleggere Olmert. I don't want him to be in the room. I want him to be out of the room. Non voglio chiuderlo in una stanza. Deve stare fuori della stanza, deve stare fuori del governo. Lo voglio fuori dal governo e voglio che in quella stanza ci sia qualcun altro. E quello che dovrà essere in quella stanza per parte israeliana dovrà essere una persona che abbia il coraggio, la visione verso il futuro, l'ispirazione per andare avanti. Non faccio giochi io. A volte tanti mi dicono: ah, perché devi dire fuori Israele tutte quelle cose che dici su Netanyahu? Io dico: ma tanto quello che dico in Israele viene citato anche all'estero, in Europa, in Italia, in America, in quello stesso momento in cui lo dico. Quindi io non faccio giochi, non credo, non ho fiducia che Netanyahu sia la persona che possa fare la pace. Credo che Netanyahu abbia esaurito il suo ruolo, deve essere mandato a casa e speriamo che questo avvenga presto, in elezioni che si svolgeranno presto in Israele, e poi spero che ci sia qualcun altro che prenda il suo posto e possa, perché questo credo che sia un ingrediente essenziale per raggiungere la pace. C'è bisogno di coraggio, c'è bisogno del coraggio di essere impopolari. Il problema delle nostre leadership moderne ovunque, già che stiamo a parlarne, e non parlo necessariamente adesso di Italia o di qualche altro paese in particolare, in generale è che inevitabilmente c'è il desiderio da parte dei politici di essere popolari, di essere amati. A volte un leader deve avere la forza interna di andare di fronte ai cittadini e dire: non mi interessa quello che volete, ma io so di che cosa avete bisogno. Questo significa leadership. Io sono ottimista che arrivi un leader di questo tipo, ma non è Netanyahu. Giovanna Botteri rimane con noi. Grazie al Kidwa per essere stato qui, per quello che ci avete regalato. Thank you very much. Grazie a voi. Olmert, nice to meet you. Grazie. Thank you. E con questa stretta di mano ormai sono diventati amici, come giusto che sia in un contesto come questo. Giovanna Botteri rimane con noi, parleremo di Stati Uniti, di America a poche settimane dalle elezioni. Restate con noi, grazie ancora per questi momenti che ci avete regalato. Shalom e salam. Shalom, shalom. Thank you. Ciao. Allora, 12.44, Giovanna Botteri è rimasta con noi dopo questo intenso momento in cui abbiamo provato a raccontare quello che accade con i due grandi protagonisti. Ci ha raggiunto in studio Antonio Di Bella, che il mondo americano lo conosce bene, perché, anzi ti chiedo intanto subito un commento rispetto a quello che abbiamo sentito poco fa, e apriamo lo scenario americano, perché questa variabile, diciamo, è la vera variabile. Intanto fammi dire che è stato un momento commovente, emozionante, ma sottolineo che il rappresentante palestinese che era qui su questa sedia ha parlato di piano Biden, cioè tutto è legato a quello che accadrà il 6 novembre in America. Se vincerà Trump, tutte le cose che abbiamo detto qua non potranno avvenire, perché Trump è l'uomo che dice colpire l'Iran è l'unica cosa che deve fare Israele. No, prego, continuiamo su questo, perché effettivamente questa è la questione. Quindi c'è un tema di leadership, come abbiamo capito, sia all'interno di Israele sia all'interno del popolo palestinese diviso tra Gaza e Cisgiordania. E poi c'è un problema di leadership anche negli Stati Uniti. Trump dice, continua a dire, con me le guerre in realtà in quel periodo non ci sono state. È una questione, come dire, qualcuno lo chiama il famoso effetto cane pazzo, no? Cioè l'idea che è talmente imprevedibile. Sì, ma il cane pazzo si deve fermare a un certo punto, perché se no continuare a bombardare non porterà mai
che non ha altri bombardamenti. Quindi il carro pazzo si deve fermare a un certo punto e vedere che cosa si può ottenere. Il piano Biden-Harris pensa di farlo, il piano Trump dice: siete stati troppo deboli con l'Iran fino ad ora, ora basta, bisogna colpire il nucleare, esattamente l'opposto di quello che l'amministrazione sta dicendo e credo che stia ottenendo in queste ore: non bombardate il nucleare e il petrolio, perché sarebbe un disastro per il mondo. Quindi la trattativa in corso è su che tipo di intervento, sì, Israele farà in Iran. Ecco, Giovanna, teniamole queste elezioni americane, perché in realtà i fronti aperti sono tanti, c'è quello russo-ucraino, c'è quello Israele-Hamas, c'è quello dell'Iran... E poi c'è Taiwan, cioè e tutto accade nel momento in cui l'amministrazione americana è forse nel momento più debole. Più debole nel momento in cui trema, ma non è un caso che tutto sia successo adesso. Quando Trump dice non ci sono state guerre, a parte che non è vero, durante il mio periodo, lui in qualche modo le ha preparate, perché il disastroso ritiro dall'Afghanistan l'ha preparato lui, questa escalation medio orientale con questo appoggio assoluto a Netanyahu e alla loro logica di Netanyahu, certo, l'ha preparato lui. E queste elezioni entrano nella politica americana, Netanyahu entra nella campagna elettorale americana. I dati dicono che Harris rischia di perdere Michigan e Wisconsin. Perché? Perché la classe operaia non le riconosce, il non intervento, no? Durante la guerra più deciso. Quindi è evidente che in questo momento è un turning point, ma per il mondo intero, anche per noi. Penso all'intervento molto duro di Meloni sulla questione UNIFIL, ad esempio, che è un cambiamento. Venerdì andrà in Libano e poi in Giordania. Esatto, quindi è evidente che la questione riguarda da vicino anche noi, che cosa succederà negli Stati Uniti. È una campagna elettorale, gli ultimi sondaggi, ma tutti i sondaggisti dicono impossibile dire, perché si gioca impossibile davvero, fare pronostici. Impossibile, si gioca davvero su una manciata di voti in alcuni stati, e quella manciata di voti rischia di decidere il nostro destino. Allora, Di Bella e Botteri, sentiamo proprio qual è lo scontro di questa campagna elettorale. Kamala Harris, la sentiamo in questa clip, accusa Trump, dice è un candidato che addirittura non rende noto il suo stato di salute, si ribaltano le accuse, però questo è uno degli altri dei temi della campagna elettorale, sentiamo. Non è trasparente, fateci caso. Si rifiuta di consegnare i suoi dati medici. Io l'ho fatto. Ogni altro candidato alle presidenziali in tempi recenti lo ha fatto. Lui si rifiuta di incontrarmi per un secondo dibattito. La cosa dovrebbe farci chiedere: perché il suo staff vuole nasconderlo? Un'altra domanda è: hanno forse paura che la gente si accorga che è debole e instabile per guidare l'America? Qui in qualche modo Di Bella, no, si ribalta quello che era stato il racconto fino a quando Biden era in corsa per la Casa Bianca. Ed è un cambiamento di marcia, perché fino ad oggi la Harris aveva tenuto a non attaccare direttamente, non demonizzare Trump, a essere superiore presidenziale. Ma siccome sta scendendo lentamente nei sondaggi, l'effetto dibattito positivo si è esaurito, i suoi gli hanno detto, James Carville in particolare, basta, togliti i guanti, mettiti i guantoni, perché gli ultimi metri sono decisivi. E questo è interessante anche che i maschi stiano dalla parte di Trump, anche quelli afroamericani, e le donne dalla parte di Kamala. È una divisione così di genere che si è visto poche volte in America. E allora c'è un elemento in più. Gli americani la chiamano la sorpresa di ottobre. È un'espressione idiomatica ma molto interessante, che vuol dire letteralmente questo. Abbiamo preparato una grafica per provarvelo a raccontare. Cos'è la sorpresa di ottobre? È un evento o rivelazione capace di spostare l'opinione pubblica nel mese prima del voto. Per gli appassionati di storia americana, fu un consulente del grande Ronald Reagan a coniare in qualche modo negli anni 80 l'espressione surprise of October, October surprise. L'ha detto Hillary Clinton, ha detto ci sarà, uscirà questa sorpresa, perché lei la conosce. E qual è l'October Surprise? Quella sua fu la rivelazione, no, di Assange a due settimane che la distrusse. E quindi quale sarà? Il problema è non quale sarà, ma se ci sarà, perché Kamala Harris potrebbe non tenere la sorpresa di ottobre, potrebbe essere decisamente l'autostrada per Trump, la sorpresa di ottobre. E la politica estera, caro Antonio, quanto può
cambiare la corsa alla Casa Bianca gli americani? C'è un parallelo, si dice sempre che non conta, non è vero. L'October Surprise, c'è un parallelo fra allora e oggi. Allora, come sapete, doveva liberare gli ostaggi iraniani, con Carter fallì e gli iraniani liberarono un giorno dopo l'elezione di Reagan. Non c'è provato, ma è molto probabile che l'amministrazione Reagan abbia indotto gli iraniani a non liberare gli ostaggi, un po' come l'amministrazione Trump induce Netanyahu a andare avanti. Secondo me l'October Surprise è già in corso ed è la guerra in Israele che danneggia l'amministrazione Biden-Harris. Ah beh, questo è molto interessante perché ci riporta lì. Quindi quello che accade lì è, diciamo, avrà un effetto concreto... E favorirà Trump da un certo Netanyahu punto di sta vista. Facendo la campagna di Trump, secondo me. Netanyahu sta facendo la campagna di Trump, sei d'accordo su questa? Anche Putin sta facendo la campagna di Trump, bisogna vedere chi altro c'è nel gruppo, perché sarà il gruppo vincente se Trump vince. Ma che cosa può accadere in questo mese? Cioè, allora, così torniamo alla notizia che la nostra redazione ci aveva prontamente fatto vedere, la CNN annuncia che il piano di attacco all'Iran, eccolo qua, CNN, pronto il piano di attacco di Israele contro l'Iran, è la notizia dell'ultimo. Questo piano è stato in qualche modo sicuramente concordato con l'amministrazione americana, no? Assolutamente, tutto è concordato con l'amministrazione americana. La cosa che spaventa... Lo avrebbe scongiurato volentieri, secondo voi, Biden? La cosa che spaventa è che la questione degli ostaggi israeliani, è stata completamente abbandonata. La sorte degli ostaggi non interessa più, perché è evidente che qualsiasi tipo di azione determina la fine di qualsiasi trattativa per gli ostaggi, oltre al fatto che apre un fronte pericolosissimo, schierandosi con quelli che furono i nemici dell'America negli attentati dell'11 settembre, no? Arabia Saudita e l'altra parte. È un'operazione assolutamente rischiosa che, per parlare di strategia, non garantisce assolutamente né sicurezza ad Israele né sicurezza all'Occidente. Perché si sa come le guerre, ovviamente si sa come iniziano. L'Iran minaccia di fare ritorsioni bombardando i pozzi petroliferi sauditi. Possiamo immaginare cosa succederebbe in quel caso. Allargando... Nella storia della guerra tra sciiti e sunniti, che effettivamente lo scontro che può arrivare al suo massimo, esatto. È al suo massimo livello di scontro. Allora, con Patangelo si trova alle prime luci del mattino in quel di Washington. Buongiorno. Per te, per me, buongiorno, la mattinata ormai già potrebbe chiudersi qui dopo una puntata bella come quella. Invece la tua mattinata sta per iniziare, sta per sorgere il sole alle tue spalle, senza nulla togliere a te. Facci vedere anche la Casa Bianca. Tu sei sempre perfetto, ma è così, vediamo che non è un chroma key. Ecco l'alba. Come si dice tecnicamente, non è un disegno, un chroma key. Non sei ad Abbiate Grasso, sei a Washington. Non siamo ad Abbiate Grasso, ma siamo... Esatto, prego. Siamo davanti ai giardini della Casa Bianca. Quale sarà l'October Surprise per i due candidati? Allora, Kamala Harris sta puntando sui giovanissimi e sui neri, sugli afroamericani, e sta anche cambiando la tattica mediatica. Infatti sta utilizzando giornalisti che comunicano spesso con i giovani, usano i podcast, usano i social network, non sta utilizzando i canali tradizionali. Un altro punto importante invece sono gli indecisi e anche quei repubblicani che non condividono il trumpismo, non condividono la politica di Trump, e quindi Kamala Harris questa sera farà una storica intervista sulla Fox News, il canale di destra conservatore americano. Pensate che nessun candidato democratico ha mai rilasciato un'intervista per qualche decennio, forse l'ultima è stata nel 2007, se non ricordo male. Quindi si ci aspetta questa storica intervista che forse potrebbe convincere gli indecisi repubblicani che forse non vorrebbero votare per Trump, ma invece potrebbero dare... Bello questo, insomma, Kamala Harris nella storica Fox News, nella tana del lupo, come si dice... Si parva licet, un po' come quando Berlusconi andò nello studio sulla 7, peraltro, ma affrontò la mitica arena televisiva di Michele Santoro. Con tutti, no? Lui andò bene, vediamo che... Con tutti i caveat del caso. Però...
per ritornare anche a quello che abbiamo sentito prima con Olmert e gli ospiti della precedente parte di trasmissione, i due leader che abbiamo avuto in studio ci dicevano c'è un problema di leadership, cioè la leadership deve essere anche quella che in alcune fasi dice delle cose impopolari. A me ha colpito, no, Giovanna, quel passaggio che diceva Olmert. Molto. In campagna elettorale è impossibile dire cose impopolari, no? Molto. Però questo fa la grandezza. Noi amiamo con Antonio Cuomo perché prese l'impopolarità, ma abolì la pena di morte nello stato di New York. Bravissimo. Che è la forza del leader. Mitterrand, con il 65% dei francesi che voleva la pena di morte, decise di abolirla. È evidente che la stoffa del leader si gioca proprio sul futuro e sulla strategia, che è quella che non si vede in questo momento. Ricordiamo appunto i due leader che in questo momento si confrontano, si scontrano, sono Trump e Kamala Harris, che hanno due visioni dell'America che sono completamente opposte. Forse mai nella storia dello scontro tra i repubblicani old style, chiamiamoli così, perché Trump lo possiamo considerare un repubblicano? No, cioè non è... Ma infatti la speranza di molti è che se vince la Harris, a questo punto è difficile che vinca, a parte che il dubbio è se o Trump vince o Trump dice che gli hanno rubato le elezioni. Quindi la vittoria dovrebbe essere netta per consentire ai repubblicani di rifondare un partito non trumpiano, perché lui ha distrutto i vecchi repubblicani, non ci sono più. È un partito reale con un re e i suoi famigli. E questo è un guaio per la democrazia americana. Dovrebbe rinascere un partito per contendere con i suoi valori la Casa Bianca e ai democratici. Purtroppo così non è. Abbiamo una brevissima pausa pubblicitaria e poi ritorniamo di nuovo in diretta tra poco. Allora, 13.03, ringrazio Giovanna Botteri e Antonio Di Bella per essere stati con noi. Tra poco avremo un ex premier, questa volta ancora abbiamo avuto l'ex premier israeliano, abbiamo l'ex premier italiano, il senatore Mario Monti, che tra pochi secondi sarà con noi, lo vedo già inquadrato. Prima però Paolo Sottocolonna, l'aria che tirerà. Grazie intanto a Botteri e Di Bella, prestissimo. Buongiorno. Vai. Allora, questa sull'Italia è la prima perturbazione, perché ce ne sarà una seconda. Porta dei fenomeni, tenete conto che si sposterà abbastanza rapidamente verso est e poi arriverà la seconda, che si trova a ovest. Poi sull'Atlantico c'è una situazione molto fredda che però non ci riguarda, anzi aria fredda che scende sull'Atlantico richiama aria più calda sull'Europa e quindi le temperature non scenderanno molto, quindi già l'abbiamo detto. Vediamo la previsione per la giornata di oggi, questi fenomeni più intensi sulle zone occidentali, nord-ovest. Poi, come dicevo, nel pomeriggio passeranno abbastanza rapidamente spostandosi verso est, quindi temporaneamente migliora. Domani però si ricomincia dal nord-ovest, questa volta forse in maniera anche un po' più pesante. Questo maltempo non toccherà domani molto il centro e il sud, soltanto nuvole e poche piogge, però la giornata di venerdì insomma ci dà l'idea che questa perturbazione scenderà a prendere tutto il nord, il centro, guardate i colori molto carichi, e poi qualcosa arriverà anche al sud. Grazie a Sottocolonna. Allora, benvenuto al professore e senatore Mario Monti, grazie per essere con noi. Le voglio subito, siamo riusciti a ripristinare un buon collegamento, credo audio e video, grazie per essere qui. Le voglio subito chiedere, caro professor Monti, un commento sulla manovra, ma la domanda è molto molto netta in realtà. Ogni governo, in particolare questo che è un governo politico, la manovra è il punto, come dire, più importante, quel famoso si vede se le promesse sono state mantenute tra le promesse in campagna elettorale e poi quello che si è realizzato. Questo non è un governo tecnico, continuano a dirlo loro, siamo un governo politico. E quindi le chiedo, professor Monti, questa manovra a chi parla? Chi scontenta e chi aiuta? Monti. Ma prima di tutto noi osservatori o cittadini o anche, come è il mio caso, parlamentari non appartenenti nella maggioranza e nell'opposizione, non ce ne importa nulla se siano state rispettate le promesse elettorali o no. Anzi, certo. Siccome non... Normalmente le promesse elettorali sono fatte per sedurre
gli elettori come se fossero degli ingenui o dei bambini, sia detto con grande rispetto verso i bambini, guai se le promesse elettorali venissero mantenute quando sono fatte da governi, da partiti che aspirano essenzialmente ad andare al potere. Quindi le promesse non sono state mantenute, così come per fortuna questo governo non ha mantenuto promesse per quanto riguardava gli atteggiamenti bellicosi nei confronti dell'Unione Europea per fare finire la pacchia. E detto questo, io sono soddisfatto, perché credo che sia nell'interesse del Paese, che sia stata seguita una linea di grande prudenza, simile a quella che è stata seguita anni fa da altri governi che si sono trovati in situazioni, per la verità, anche molto molto più difficili di questo. E quello che fa ancora un po' sorridere è che quando si decide una manovra o quando si presenta pubblicamente una manovra, allora l'unica gara tra i rappresentanti delle diverse forze politiche di una coalizione è a chi parla peggio delle tasse e a chi fa il giuramento più definitivo di non alzarle mai. Questo credo che ormai faccia sorridere gli elettori. Per cercare, come tutti desideriamo, di non aumentare la pressione fiscale, ma anzi di diminuirla, occorre lavorare per tempo e molto in profondità sulla spesa pubblica. Abbiamo una brevissima pausa e poi con Monti da qui ripartiamo tra poco. Rimanete con noi. Allora, caro professor Monti, e l'altra cosa che le volevo chiedere ci riporta sempre alla manovra, perché il ministro dell'economia Giorgetti ha detto sul palco di Pontida, luogo storico, identitario della Lega, so distinguere bene tra chi fa sacrifici e chi invece chi li può fare. E quindi dice, sapendolo distinguere, disse sul palco di Pontida, la manovra sarà così. Qui i sacrifici chi li fa in questa manovra, secondo lei? Ma se sacrificio significa avere un po' meno larghezza e dover restare in linea con quello che l'Italia oggi collettivamente si può permettere, beh, li fanno tutti, perché tutti dobbiamo farne. È un pochino ridicolo, insomma. Pontida ovviamente non è il ponte di comando dell'economia italiana, perché lì bisogna dire cose che possano essere gradite in quella simpatica piana, ma nel complesso, parola più parola meno, mi sembra che l'atteggiamento del ministro dell'economia Giorgetti sia stato quello giusto. Ha cercato di tranquillizzare un pochino i suoi, soprattutto nel suo partito, che unisce persone, almeno una, lui altamente responsabile, e un vasto numero di persone irresponsabili, e poi anche nei confronti degli altri partiti. Poi c'è questa cosa interessante della tassazione o non tassazione delle banche. Esatto. Io per i nostri telespettatori la descriverei come il gioco dell'impopolarità, cioè ci sono due soggetti in un paese, in Italia, che sono altamente impopolari: il governo, se alza le tasse, e le banche, sempre, ma soprattutto quando fanno buoni profitti. Allora qui è come se si siano scambiati qualche parola e il governo abbia detto: guarda, banchieri, permettetemi di non fare una cosa impopolare, anche nociva forse per la nostra economia, che è quella di alzare le tasse, dateci voi un aiuto, un po' di risorse, per cui voi diventerete meno impopolari e anche noi governo meno impopolari di quanto altrimenti saremmo.
una cosa abbastanza scaltra. A me piacerebbe, in una moderna economia di mercato, che i poteri pubblici, anche con l'antitrust, operassero vigorosamente tutti i giorni perché non si formino sovrapprofitti, anziché poi fare questo mercatino per ridurre l'impopolarità complessiva. Molto interessante, questa chiave di lettura davvero molto molto interessante. Lei giustamente dice e ci ricorda, al di là del risultato, che in questo paese esistono delle authority che per definizione, anzi per legge, sono indipendenti, e quindi se le authority fanno bene, faranno bene o facessero bene, adesso ognuno può usare il verbo che preferisce, il proprio lavoro, non ci sarebbe bisogno di questi aggiustamenti. Questo lei giustamente ci sta ricordando. Sì, tenendo presente che il grado di concorrenza in un'economia non è determinato solo dall'autorità indipendente antitrust, ma determinato anche direttamente dai pubblici poteri governativi o regionali, che possono con regolamentazioni varie tenere più alte le rendite per i soggetti che godono di situazioni particolari o abbassarle. Non ho bisogno di citare altro che due o tre parole, taxi, spiagge e concessioni in generale. E su questo ci torneremo. Intanto mi permetta di ringraziare il professor Monti, perché il tempo ci è tiranno. Oggi abbiamo avuto, oltre a lei, ex presidente del Consiglio, l'ex premier israeliano Ehud Olmert in diretta, e Nasser al-Kidwa, il ministro degli esteri dell'autorità nazionale palestinese. Il tempo a nostra disposizione è finito, ma io spero di riaverla molto presto di nuovo qui, e intanto andiamo in pubblicità, la lasciamo al suo giusto pranzo e noi vi diamo solo un'ultima notizia dopo la pausa. Grazie professor Monti, a tra poco. Grazie a lei, arrivederci, grazie. Allora, è stata una puntata, per me almeno, spero anche per voi, davvero memorabile. Chiudiamo semplicemente con quest'ultima notizia importante, perché questa trasmissione si è occupata e continuerà a farlo a lungo, di sanità. Bene, medicina, scompare il test d'ingresso, ma resta il numero chiuso. Però è per molti, per migliaia e migliaia di studenti e di futuri medici, speriamo, è davvero questa una notizia importante. Noi ci fermiamo qui, do la linea al telegiornale. Devo dirvi che per me personalmente, per tutta la nostra redazione e i nostri autori, la giornata di oggi è stata una giornata particolarmente intensa, bella e importante, e ci fa ringraziare ogni giorno del mestiere che abbiamo la fortuna di fare, aver portato qui l'ex premier israeliano e l'ex ministro degli affari esteri palestinese. Ci ha regalato, speriamo, anche un futuro importante. Linea al TG La 7, grazie.